Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno da Carlo Intini. Oggi è venerdì 20 settembre. Il contatto che suggeriamo di aggiungere è Sabrina Salerno, regina dell'Italo Disco, icona della musica pop anni 80. È Sabrina Salerno, la cantante che in carriera ha venduto in totale circa 20 milioni di dischi, risultando tra gli artisti italiani di maggior successo. Negli ultimi giorni la cantante sta affrontando una sfida molto delicata, la rimozione di un nodulo maligno al seno, scoperto grazie a un controllo di routine. Sui social è stata lei stessa a tranquillizzare i suoi followers. Sto bene, l'operazione è andata bene. E, mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt, non vedo più i messaggi. E quindi però vorrei veramente ringraziarvi di cuore, tutti. Ligure, classe 1968, Sabrina viene cresciuta dai nonni a Sanremo. Tornata a Genova per studiare, la sua avvenenza fisica la porta a vincere il titolo prima di Miss Lido e poi di Miss Liguria, con cui accede a Miss Italia. L'esordio in TV con Johnny Dorelli e Nino Manfredi, nello show premiatissima su Canale 5. Scoperta musicalmente da Claudio Cecchetto, Sabrina Salerno incide nel 1986 il singolo Sexy Girl. Sabrina, misure da pin-up, scala le classifiche di mezza Europa, diventando un fenomeno internazionale grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over the Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys, Summertime Love. Gli anni 90 iniziano sulla falsariga degli 80. In Rai lavora al fianco della Carrà in Raffaella, venerdì, sabato e domenica, e saranno famosi. Arriva il singolo Yeah Yeah. Il 1991 è l'anno di Siamo Donne, che canta assieme a Gio Squillo a Sanremo. In Francia esce con Cover Model. Teatro, cinema e TV, nel 1999, Sabrina Salerno torna con l'album A Flowers Broken. Nel 2004 la maternità, nasce Luca Maria, dalla relazione con l'imprenditore Enrico Monti. Nel 2010 Sabrina e Samantha Fox, le due icone della pop dance anni 80, si uniscono per riproporre la loro musica esplosiva col singolo Call Me, cover del famoso brano di Blondie. Un successo, il brano raggiunge la quarta posizione della classifica dance dei dischi più venduti. La carriera di Sabrina travalica ancora una volta i confini nazionali. Sono gli anni dei tour in giro per l'Europa e del film belga Stars 80, in cui interpreta se stessa. L'etichetta d'icona degli anni 80 va stretta a Sabrina Salerno, ma nessun rimpianto, come spiega lei stessa nell'intervista con Francesca Fialdini. Io credo che non servano veramente a niente. Non puoi tornare indietro, quindi è inutile averli. Nel febbraio 2020 viene scelta da Amadeus come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, prendendo parte alla seconda e all'ultima serata. Sempre in cerca di nuove sfide, nel 2021 partecipa a Ballando con le Stelle, nel 2024 è coach nello show di Rai 1 La Chiappa Talenti. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.